prima riflessione che mi è venuta in mente quando si parla di cambiamento dei consumi è che il consumatore è più veloce di noi, almeno, magari di non tutti, magari c'è qualche best performance che si muove più veloce dei consumatori, ma la realtà è che l'evoluzione delle abitudini del consumatore, e qui si parla poi soprattutto dei canali, dell'omnichannel, degli strumenti, eccetera, è in genere più veloce delle aziende, anche perché il consumatore è singolo, le aziende più sono grosse, più sono strutturate, più possono essere lenti al cambiamento, no? Quindi il consumatore oggi tipicamente si informa, acquista, consuma, chiede assistenza col canale che preferisce, nel momento che preferisce, nel luogo che preferisce, nella modalità che preferisce. Non si pone il problema quale canale devo usare, si pone il problema quale canale voglio usare. Sarà capitato a molti che si cerca di avere assistenza cliente anche su qualche sito web, magari, e c'è solo un numero di telefono, oppure c'è solo il sito web, oppure c'è solo la mail, e noi vogliamo usare per vari Compreso la motivi. forma da compilare. Esatto, e per ottime ragioni nostre vogliamo usare un canale che è comodo a noi, ma non solo per piacere, perché magari è mezzanotte e non si può telefonare, o magari si può solo telefonare e non si può digitare su un computer. O magari si passa davanti a un negozio e si vuole entrare a trovare assistenza. Quindi il consumatore è più veloce e le aziende rincorrono, a parte rispetto a alcune pioneers come può essere Google, va bene, Google probabilmente anticipa anche la massa dei consumatori, no? Ma le aziende normali in genere seguono. Quindi cosa vuol dire? Che le aziende normali devono adeguare i loro modelli di business a quello che chiedono i consumatori, e oggi la richiesta di poter contattare, dialogare con un brand quando e dove e come si vuole è molto forte, è molto molto forte. Questo cosa vuol dire? Che sì, il web è importante, però se ci ragioniamo un attimo, il web comunque costituisce ancora per quasi tutti i settori una percentuale minore delle vendite e molto molto minore dei profitti, perché poi bisogna anche vedere quello, no? Quindi chi ha una rete estesa di negozi ha un asset, ha un asset. Poi se gli affitti sono, non sono a livello, cioè sono troppo a livello, e la location non è buona, questo asset può anche diventare un problema. Però generalmente parlando, se la rete è buona, è un asset fortissimo, perché un sito internet, una multicanalità si può sviluppare. Sviluppare una rete di negozi con presenza territoriale, organizzazione, sistemi e logistica non è così immediato. Si nota infatti, ad esempio, che i pure player raramente riescono poi a vincere la partita con i multichannel. Parlo di categorie specializzate come può essere l'elettronica. Bisogna vedere il canale online come un'opportunità per chi ha una rete e per chi ha dei negozi fisici, non come un rischio. È un rischio se non si fa niente. È un'opportunità se la si cavalca, perché chi è meglio in grado di cavalcare, chi ha il 90% nelle vendite in un canale fisico, più profittevole del 10% delle vendite in un canale online. Quindi chi ha il canale fisico è in grado A di investire, B di presidiare e C di avere una relazione col cliente a 360 gradi. Chi è solo nel canale online, al di là che ha margini molto compressi, ha molta più difficoltà a creare una relazione a 360 gradi permanente col cliente. Ma se qualcuno decide di non cavalcarla, resta indietro. Come probabilmente resteranno indietro i pure player, che resteranno solo pure player, resterà indietro chi è fisico e vorrà restare solo fisico. Penso che il negozio debba un po' reinventarsi. Penso che, ripeto, cavalcare i canali nuovi permette al negozio di reinventarsi. Una volta si vede il negozio come warehouse, dove ci sono il massimo numero possibile di prodotti. Ma sappiamo che per quanto grande sia un negozio, e poi con gli affitti che girano non possono essere troppo grandi, e con l'immobilizzazione finanziaria pure non si può avere troppo stock in troppi negozi, bisogna fare in modo che quando un cliente viene in negozio può trovare sia i prodotti che sono già fisicamente disponibili, ma anche tutti gli altri prodotti che se non sono disponibili in quel momento in quel negozio, sono disponibili in un magazzino centrale o in giro per il mondo. Quindi fare in modo che il negozio sia seamless sull'assortimento, in modo che non si perda nessuna vendita. Oggi perché molti vanno su internet direttamente? Non tanto perché sia piacevole o sia più economico o più sicuro, ma perché sanno che troveranno quello di cui hanno bisogno.
quando uno entra in un negozio 3-4 volte e non trova né subito né neanche il giorno dopo, magari a casa propria o pick up point, non ci va più. Quindi il negozio probabilmente si può reinventare, vuol dire dimensioni probabilmente più piccole per contrastare il costo fisso del real estate. Vuol dire avere un assortimento degli altrettanti negozio e un assortimento infinito disponibile, ripeto, con consegna a casa o in negozio in un paio di giorni. E vuol dire anche il personale che deve cambiare. Nel retail molte volte si pensava al personale come persone che mettono dei pacchi sugli scaffali, no? O servono una Coca-Cola, un panino e via dicendo. Se gli scaffali e il prodotto perdono un po' di rilevanza, ma acquista rilevanza la relazione servizio, il personale deve essere formato a dare più servizio, quindi nella scelta del prodotto e nel procurement, eventualmente su canali alternativi. Anche perché il cliente può andare in negozio perché la relazione puramente, diciamo online, può non essere soddisfacente, può non aver trovato tutte le informazioni, può non aver trovato quel consiglio, quel dubbio, quella risposta di cui aveva bisogno. E quindi il personale deve essere formato, deve essere un po' più empowered a risolvere i problemi, perché poi quando uno non riesce a risolvere i problemi vuole una persona fisica con cui risolverli. Quindi cambia un po' anche il tipo di profilo del sales staff. Più orientato al cliente, più orientato alla multitasking, più servizio.